Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Icecamera 89. Siamo tornati su Valiant Earth, tanto so che vi ricordate dove stavamo, quindi via, corri! Mamma mia, corri! Corri come non mai, entro qua dentro. Ok, posso andarmene qua sotto. Ok, li sto facendo passare, quindi probabilmente, quindi... Con calma... Con calma, ragazzi, io qua non mi sembra che posso fare niente. Sto nell'ombra, sto nell'ombra. Ok, se n'è andato il pezzo di una... Ok, quindi... 9 maggio mi sono in campo di prigionia della Fran. Comunque avete capito. E a pensare che qui si sono alleati, che però c'è un casino, porco due. Ok. Ok. Me ne vado per di qua. Vado giù. Faccio così e faccio così, perché tanto ormai l'avevo fatto. Cazzo, non pensavo che lui si potesse rigirare. Ok, ok. Sto riprovando un po' velocemente. Ok. 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 Ok, così. Così vado avanti e supero anche... Mortacci, quanto è veloce a girarsi, oh! Oh, ragazzi, è velocissimo! Oh, io provo a rimanere un attimo fermo qua, ma che vedo di... Ok. Guarda quanto si gira veloce sto stronzo! Ok. Ce l'abbiamo fatta. E mi ha fatto anche il salvataggio. Bene, bene, bene. Allora... Devo capire lui quello che fa... Via, via, via. Probabilmente non so se ce la faremo, ma tentar non nuoce assolutamente. Via, 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 via. Oh, mio Dio, come ho... ce l'ho fatto col culo, ragazzi. Proprio col culo. Ok. Vai, alziamo questa qua. Però mi sembra strano che si alza così piano, ragazzi, eh. Oh, maronna mia, salgo sopra. Mamma mia. Ok. Quanto sopra posso andare? Le mele d'oro. Ah, pensavo che fossero mele d'oro, invece no. Ok, probabilmente l'ho... Ok, adesso loro sono tutti presi da quelle mele. Cazzo, sono mele, ragazzi. Ok. Non volendo sto veramente dando giù pesante, ragazzi, eh. Già ci potresti entrare comunque così, eh. Non c'è mica bisogno che apri per forza tutto, eh. Ok. Ci entriamo qua dentro. Qua probabilmente potrei trovare qualcosa... di caruccio. Una l'ho saltata, ma chi se ne frega. Qua ci sta il coso per tagliare la recinzione. Me ne vado qua velocemente. Questo... Ok. Va bene. E me ne vado per di qua. Qui ci dovrebbero stare ancora quelli là, no? Ok, qua è inutile che vado su. Posso anche scendermene. Oh, mamma mia. Minchia, che culo, ragazzi. Taglia. Taglia, taglia, taglia. Ok, e poi si rompono. Mamma mia. Mi ha fatto un altro salvataggio. Quindi significa che non è assolutamente finita. Ah, ah. Ok, ok, ok. Tanto la bottiglia... Aiaiaia, la bottiglia mi serve. Aspetta, vado un attimo giù. Ok. Ok, quindi rivado su. Orso Peppe. Ok. E vado giù. Guarda quel bastardo là sotto, guarda. Ok. C'è, là c'è Spaventapasseri e Batman. Immaginavo. Dai, ma com'è possibile che... Ok. Probabilmente devo fare così. Mm.
Mi sa che mi devo nascondere dietro lo spaventapasseri. Scommettiamo? Eh sì. Posolo. Ok. Con molta calma, ragazzi, eh. Spaventapasseri, che cazzo ci stai a fare qua? Ok, metti giù. E me ne vado. Non penso che mi servirà ancora. Volevo prendere quella cosa là per terra, ma non ci sono riuscito, magari non dovevo prenderla. Un altro salvataggio, ragazzi, eh. Pecore. Il problema qui. Ok. Brave ragazze, brave. Brave ragazze, brave. Belle pecorelle mie. Madonna, sto pezzo è fantastico. Proprio le mo, c'ho proprio l'ansia. C'ho proprio l'ansia. Via. Ok. Pecore, non me fate. No. Ok, l'ultima pecora, ragazzi. L'ultima pecora. E poi non so pecore, so pecoroni. Ok. Brava, chicca mia, brava. Ok. Bene, via. Ok. Dovrei essere in salvo ora, no? Porca merda. Ma state scherzando. Porca me. Ok. Guarda come mi stanno a cercare, raga. Sicuramente qua mi devo mettere vicino lo spaventapassari. Ok. Là c'è qualcosa che mi può essere utile. Ok, l'ho preso, eh. Ragazzi, me la sto veramente giocando bene. Via. Via. Madonna mia, ragazzi, che bello. Che bello. E porca merda, ma davvero? Dai, corri. Oh merda, questo? Ok, dovevo far scendere giù il mobile, ok. Non me ne ero accorto, perché prima volevo soccorrere, cioè c'era lui una cosa che brillava. Quindi facciamo scendere il mobile. Ok. Quindi faccio di questo qua. Ok, è morto, forse penso di infarto. Non capisco come si è nascosto. Ok. Ah, mi sa che ha scambiato le piastrine. Furbo. 15 settembre 1916. La terribile battaglia della Somme infuriava ancora. Alla fine i caduti sui due fronti sarebbero stati più di 1 milione. Freddy fu incaricato di consegnare una nuovissima arma. Finalmente una svolta in un conflitto letteralmente impantanato. Ma anche il barone von Dorf contava su quella battaglia per mettersi in luce con i superiori. D'accordo, signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento col vostro Ciccio 89. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Ciao.